A Torre Santa Susanna, i due amici dello sfortunato cercatore di funghi indagati per omicidio colposo. Avrebbe raggirato le vittime promettendo benefici divini, condannata a 6 anni per truffa ed evasione, sveva cardinale. Nella grave degli appestati, ritrovato il teschio di una persona uccisa dalla peste nel XVII secolo. E la pubblicità dopo il TG di Brindisi, intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale perché sono indagati per omicidio colposo e per omissione di soccorso i due uomini che la scorsa settimana erano con lo sfortunato cercatore di funghi ritrovato morto in un bosco di Crispiano. Lunedì l'autopsia. Una morte non si accetta, non è inaccettabile una morte del genere quando si poteva salvare. Se avrebbero chiamato i soccorsi subito, mio fratello sarebbe in vita. E io questa cosa non gliela faccio passare liscio, per niente. E i dubbi espressi da una sorella di Fedelino Margheriti ai microfoni di Antenna Sud sono stati condivisi dalla Procura di Taranto, che ha iscritto nel registro degli indagati i due amici del 51enne di Torre Santa Susanna, trovato morto nel bosco di Crispiano dove si erano recati a cercare funghi la mattina del 3 dicembre scorso. Un 66enne e un 48enne, anche loro di Torre, sono indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso. Gli avvisi di garanzia sono scattati contemporaneamente all'incarico affidato dal PM di Taranto Marzia Castiglia al medico legale Marcello Chironi, che lunedì effettuerà l'esame autoptico. Il consulente dovrà stabilire le cause del decesso di Margheriti e se esso sia avvenuto per un malore improvviso o se la morte sia sopraggiunta successivamente. Il corpo del venditore ambulante venne ritrovato dopo 2 giorni di ricerche in un fossato nelle campagne di Crispiano. I tre erano andati insieme a funghi in auto partendo da Torre Santa Susanna, ma gli altri due erano poi tornati a casa senza Margheriti, che non si era presentato al luogo concordato e senza preoccuparsi di cosa gli fosse accaduto. Mio fratello, l'altro fratello, è andato in campagna nostra a portare a mangiare ai cani e ha visto la macchina di mio fratello parcheggiata nel fondo di questo amico. È andato a chiedere, ha detto: mio fratello dove sta? Tuo fratello, quel, si è perso nel bosco. Come si è perso nel bosco? Ha detto. Sì, si è perso nel bosco. Ora andiamo, ha detto mio fratello, andiamo a cercare, fammi vedere dove si è perso, dove si è smarrito. Ha detto no, ora finisco di mangiare e poi andiamo. I due indagati sono difesi dagli avvocati Raffaele Missere e Giuseppe Sorio. Parti offese, la moglie, i due figli e i 6 fratelli di Fedelino Margheriti. La cronaca, 7 condanne e 2 assoluzioni nel processo celebratosi davanti al Tribunale di Brindisi nei confronti della sedicente vigente Paola Catanzaro, ma anche dei suoi presunti complici. Paola Catanzaro è stata dichiarata colpevole e condannata a 6 anni e mezzo di carcere, una pena severa ma inferiore ai 10 anni di reclusione richiesti dalla pubblica accusa. Si chiude con 7 condanne e 2 assoluzioni il processo di primo grado davanti al Tribunale di Brindisi nei confronti della veggente che truffò decine di persone sostenendo di parlare con la Madonna. Il marito della Catanzaro, Francesco Rizzo, è stato condannato a 5 anni di carcere, anche qui meno dei 7 anni e mezzo richiesti dal PM Luca Miceli, 3 anni a Pina Catanzaro, sorella di Paola, 2 anni a Giuseppe Conte e alle sorelle Stefania e Anna Casciaro, 1 anno e 8 mesi ad Anna Picoco, assolte per non aver commesso il fatto, addolorata Catanzaro, altra sorella di Paola, e Lucia Borrelli. Per la Catanzaro è stata anche disposta l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Alle parti civili è stato riconosciuto un risarcimento del danno che andrà valutato in separata sede. È stata anche decisa la confisca di 3 polizze assicurative di 6.000, 20.000 e 53.000 euro e il dissequestro di una somma in denaro pari a 38.000 euro. Il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere perché estinti per i reati di truffa consumati sino al 5 agosto 2013 per intervenuta prescrizione, rigettando così le domande civili proposte da alcune vittime. Andiamo avanti perché c'era anche il consigliere regionale Fabiano Amati nella squadra che ieri nella grave degli appestati ha ritrovato il teschio di una persona probabilmente uccisa dalla peste nel XVII secolo. Quando le leggende si trasformano in storia, si trasformano in realtà, raccontandoci di più del nostro passato.
passato. Il teschio che vedete è quello di Laurenzia ed è stato trovato da una squadra di ricercatori scesa nella grave degli appestati di Fasano durante le riprese di un docufilm. Lì dove, secondo la tradizione, furono seppelliti i morti della peste che colpì la zona nel 1690, dopo secoli quel racconto ha trovato conferma, o così ci piace credere, nell'importante ritrovamento cui ha partecipato anche il presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati. Mi sono calato giù con gli altri, tra l'altro la mia prima esperienza da speleologo, diciamo, di giornata, con tutta la curiosità del caso, e a un certo punto siamo riusciti, abbiamo trovato un teschio. Quindi, diciamo, la probabile prova che in effetti quanto è stato sempre riferito dalla tradizione orale potesse essere documentato. E c'è una leggenda che dice che la sera, da quei tempi, dagli ingressi alla grotta echeggiano i lamenti di queste anime che chiedono il riposo eterno. Ieri era il 10 dicembre 2021, il giorno della Madonna di Loreto. Abbiamo deciso per questo di chiamare Laurenzia, la persona che abbiamo trovato, e però mi piace pensare che da ieri sera queste anime hanno trovato il riposo eterno, perché c'è stato qualcuno che le ha guardate. E si stringono i tempi per la progettazione definitiva della nuova area mercatale a Francavilla Fontana. Il progetto per la nuova area mercatale di Francavilla Fontana dovrà essere consegnato entro il prossimo 20 dicembre. Il dirigente dei lavori pubblici ha allargato il gruppo di lavoro avvalendosi del supporto specialistico per la progettazione di una società di ingegneria di Taranto, che affiancherà l'ingegnere Leonardo Scatigna, dirigente dell'area urbanistica, e il geometra Luigi Valente del settore lavori pubblici. Il Consiglio Comunale il 18 luglio scorso ha dato il via libera ad una variante urbanistica indispensabile per l'avvio delle procedure di esproprio dell'area denominata Giardino delle Edilizie, dal 2010 individuata come sito ottimale per la realizzazione dell'area mercatale. Lo spostamento del mercato del sabato consentirà di liberare il quartiere Peschiera, garantendo così la sicurezza degli utenti, ma anche condizioni lavorative dignitose per gli operatori commerciali. Ed è anche l'occasione per dotare finalmente la città di uno spazio adeguato per ospitare grandi eventi. Secondo le stime fornite dagli uffici comunali, la realizzazione dell'opera comporterà una spesa di circa 2,7 milioni di euro, cifra sostenibile per le casse comunali grazie anche finanziamenti ottenuti negli ultimi mesi. Prima di approdare al rione Peschiera negli anni Ottanta, il mercato si svolgeva in via Capitano di Castri e prima ancora, a metà del Novecento, in corso Umberto I. Le amministrazioni comunali del tempo hanno provato a dare soluzione alle diverse problematiche, cercando di individuare un'area che avesse le caratteristiche adeguate per dimensione ma anche per localizzazione. E torna la magia del teatro a Francavilla Fontana. La magia del teatro, tra musica, danza e luci, la magia del teatro che accende e riscalda tra l'emozione del backstage e i tempi del palco di una narrazione speciale. In attesa della stagione teatrale al via gennaio, il Teatro Italia di Francavilla Fontana è già protagonista con il sipario che si alza sulle note di Cattedrale Musical di scena, la compagnia Atto Terzo, supportata dalla compagnia di danza Sentimenti. Noi come compagnia stiamo cercando di ripartire con un unico desiderio, quello di diffondere quella che è la cultura del teatro musicale nel nostro territorio. Chiaramente partiamo dalle scuole e quindi cerchiamo di incuriosire i ragazzi e affacciarsi a questo bellissimo mondo del teatro musicale. Ripartiamo dalle scuole perché è importante che i bambini vedano che l'arte e il teatro fa comunque stare bene, e perché no, magari si possono avvicinare a queste arti, appunto, che sia il canto, che sia la recitazione, che sia il ballo, che fa crescere la personalità. Victor Hugo ai testi, Riccardo Cocciante per le musiche, uomini, donne, artisti sul palco per uno spettacolo dedicato anche agli studenti nei matinei in programma. E chiudiamo lo spazio dedicato a Brindisi, breve pausa pubblicitaria, al ritorno invece parleremo di Lecce.